Ora, prima di raccontarvi la storia di oggi, vi riassumerò l'ultimo episodio. Una notte il re non si trovò più e la gente pensò che fosse morto. Allora Zaffiro si preparò a diventare re. Ma durante la cerimonia di incoronazione, la regina fu ingannata dal granduca Gerolamo e da Nilon e beve del vino drogato. Allora la situazione si fece grave. Questa droga aveva l'effetto di far dire a chi la beve tutto quello che pensa. La regina svelò il segreto. Di fronte a vari rappresentanti convenuti da tutto il mondo, confessò che Zaffiro era una ragazza. Quindi Zaffiro e la regina furono condannati ad essere rinchiusi nella torre della bara come punizione. La storia di oggi vi parla di quello che successe a loro due mentre erano rinchiuse in prigione. Gama, dov'è il secondino Gama? Sono qua, arrivo subito. Madre, cerca di stare tranquilla. Fate uscire Zaffiro e la regina. Madre, state attenta. Grazie, Zaffiro. Benvenute, principessa Zaffiro e regina. Allora, Gama, lascio fare tutto a te. Andiamo. Sì, signore. Sì, sì, d'accordo, capitano. Adesso possiamo andare. Dio mio, com'è tetra questa torre. Prego, entrate. Che cos'è questa specie di fischio? È il vento. Se avete paura di questo semplice rumore, non potrete vivere qui. Dov'è la nostra stanza? Salite le scale e la troverete. Sono pipistrelli. Che impressione, è pieno di bestie qui. Siamo arrivati. Questa è la vostra stanza. Non c'è un letto in questa stanza? Letto? Ehi, portate quei due letti. Sì, signore. Loro chi sono? Sono il mio seguito. Datemi quel gioiello in cambio dei due letti. Oh no, questo è un caro ricordo del re. Ehi, allora riportate indietro i letti. Sì, signore. E allora dormirete sul freddo pavimento. Senti, Gama. Zaffiro. Madre. E va bene. Ehi, riportate i letti. Sì, signore. Prego, accendete la luce. Ehi, portate le lampade. Sì, signore. Datemi quella spilla in cambio delle lampade. Questa è troppo. Ora smettila, basta. Ehi, dice che non gli servono più. Sì, signore. Aspetta, non possiamo farne a meno. Ecco. Siamo qui ormai da 3 giorni. Zaffiro è infame, vero? Ma
Hai fatto solo una piccola colazione. Volete che vi prepari la cena? Vorrei che lo facessi, ma non ho più niente. Ti sei preso tutti i miei gioielli. Come niente? Avete ancora quegli stupendi vestiti. Se ti do questi vestiti, me ne darai degli altri? Sì, sì, certo che ve ne darò degli altri e molto belli anche. Madre, va bene. Madre, che vestiti! Non importa, qui non abbiamo più bisogno di bei vestiti. La cena è pronta, ecco a voi. Santo cielo! E in cambio ci date così poco da mangiare? Io sto bene, ma voglio che Zaffiro mangi di più. Allora avrete bisogno di molti altri gioielli. Ma adesso non ho più niente. Non ne state forse nascondendo qualcuno? No, veramente non ho niente più. Niente? Non avete niente, eh? Allora voi la verrete, la principessa scapperà. Cosa stai ordinando a mia madre di lavorare? Ordini! Zaffiro! Dovrete lavorare molto e anche sodo se vorrete mangiare. Sei allegra, Zaffiro? Certo, meglio cantare che piangere. E poi devo dire che cantare mi aiuta a lavorare. Hai ragione, aiuta anche me, sai. Maledetta! Non perdete tempo a chiacchierare. Dove posso gettare questi rifiuti? Ah, ecco, ho trovato. Li getterò fuori da qui. Dio mio, questa è la stanza di Gamma. Maledizione, se mi fai ancora uno scherzo come questo, ti ucciderò! Scusami, ma non sapevo che fosse la tua stanza. Invece di andare a cena, pulirò il pavimento, capito? Va bene, vediamo. Dov'è lo straccio per lavare? Ah, eccolo, l'ho trovato. Non puoi pulire bene. Dai a me. Guarda come si fa. Com'è sporco questo straccio. Ma questi sono i miei vestiti, no. Maledetta! Aiuto! Vieni qua, che ti strangolo! No, tutto il mio pranzo, no! Dovrò stare a digiuno e ho anche mal di testa. Tu intanto andrai a lavorare senza mangiare. Avanti, via! E poi presto vedremo il sole. Smettila! Smettila di cantare! Pensa a macinare e a fare del buon pane! Lo mangerò io, dannata cretina! Ma quello è un topo! Aspetta, topo ladro!
Dio mio. Dai qua. Ascoltami bene, ucciderai tutti i topi di questa torre. No, sono creatura di Dio. Ho molta fame. Domani potrai mangiare anche il mio pranzo. Come sono felice. Santo cielo, perché? Perché anche se soffriamo, possiamo stare tanto insieme. Oh, se anche papà potesse essere qui con noi. Avete promesso di non piangere. Scusami. Qui in fondo non si sta tanto male. Non c'è nessuno che complotti contro di noi. Non c'è Geralamo. E neanche Nilon. Grazie, Zaffiro. Quando ti guardo sento un grande coraggio. Sì. Però io ho tanta fame. Oh. Sei venuta a dirmi grazie. Non preoccuparti. Oh. Guardate, madre. Ci hanno portato da mangiare. Splendido. Ancora uno. Questo è un avviso. D'ora in poi nessuno dovrà più parlare di Zaffiro. Chi pronuncerà il suo nome sarà frustato per 100 volte e sarà condannato alla schiavitù. Granduca Geralamo. Quel maledetto Geralamo sta governando come un tiranno. Vero, madre? Sono sicuro che questo avviso non è l'unico. Adesso che non ci siamo io e mio padre, sta dandosi da fare. Ma come vorrei uscire di qui? Cosa stanno facendo? Madre, guardate! Oh? Cos'è questo buco? Com'è profondo! Credo che porti al sotterraneo! Sta attenta, è molto stretto. Uscire. Che bello! Grazie, grazie Topolini! Oh, Zaffiro! Madre, c'è un'uscita da questa parte! Vieni. Adesso usciamo da questo posto, però. Questo buco è troppo piccolo per me. Scappa tu da sola. No, non mi separerò mai da voi. No, tu devi scappare, Zaffiro, e combattere contro i nostri nemici. Sta arrivando Gama. Si può sapere cosa state mormorando? Niente, stavo solo dicendo che ho fame, tanta fame. Non dite storie, non me la date a bere. Stavate progettando di fuggire, vero? Ma ricordatevi che se scappate, io taglierò la testa alla regina. Dio mio! Me l'ha ordinato Geralamo. Madre mia! Non ti preoccupare per me. Esci subito da qui e va a combattere. Questo è il tuo compito di principe di Silverland. Ma se mi dovessero prendere, voi... Zaffiro, cos'è più importante? La mia vita o la vita di tanta povera gente che in questo momento sta soffrendo per delle leggi crudeli? Guarda quei topolini. La mia spada e i miei abiti. Li hai presi nella stanza di Gamma, vero? Thank you.
Tutti, frustatelo! Ascoltatemi bene tutti! Quest'uomo ha parlato di Zaffiro ed ha chiamato cretino il re Plastic, perciò è stato frustato e ora lavorerà come schiavo per tutta la vita! Ma schiavo tutta la vita! Oh, poverino! Questo maledetto bambino stava elogiando Zaffiro. Che cosa? È vero, mentre il principe Zaffiro era molto buono, Plastic è cretino imbecille. Ah, bambino della manovra. Frustatelo, non sarà risparmiato perché è un bambino. Avanti! Oh, figlio mio. È il mio unico figlio, vi prego, perdonatemi. No, no, vattene via o sarai frustrata anche tu. Avanti, sbrigatevi, andate. Oh. Aspettate! Cavaliere Fantasma? È un uomo sospetto, arrestatelo! Che state facendo? Vi siete già arresi? E come osi sfidarmi, moccioso? Hai osato sfidarmi? Contro le armi te la farò pagare! Ragazzo, vai a tagliare la corda dei prigionieri del carro con questa spada! Grazie, Cavaliere Fantasma! Cavaliere, vi prego, volete mostrarmi il vostro viso? No, non posso farlo! Addio! Questa poi! Sembri un cretino. Hai fame? Sei tu che sei un cretino integrale. Levati di mezzo, Plastic. Cosa succede, Nylon? Bene, ascoltatemi, vi prego. Improvvisamente è apparso uno strano tipo e ha liberato tutti i prigionieri e li ha fatti scappare. Uno strano tipo? Sì, era molto strano, era alto 3 metri. E avremmo potuto vincerlo se non fosse stato così alto. Altissimo! Non dire fandonie! Accidenti, eccolo lì, È lui lo strano tipo. Soldati! Soldati! Quello è un furfante! È vicino alla finestra! Attaccatelo da tutti i lati! Appostatevi fuori alla finestra! Non lasciatelo scappare! A noi due, Gerolamo! Come osa rompere la mia stupenda libreria? Andate, prendetelo immediatamente! Prendetelo! Ricorda, arrogante Gerolamo, se farai ancora soffrire della gente, il Cavaliere Fantasma ti ucciderà! Ricordalo bene! Cosa state facendo? Prendetelo! Che cosa c'è, Nylon? Non ti sembra che la sua voce rassomigli molto a quella di Zaffiro? Che Zaffiro? Sì. Dividiamoci in due squadre. Una dà la caccia al cavaliere e l'altra va alla torre della bara per vedere se Zaffiro c'è o no. Ma il cavaliere fantasma sarebbe Zaffiro. Thank you.
si è messo in allarme e va a ispezionare la torre della bara. Devo sbrigarmi a tornare, altrimenti mia madre sarà in pericolo. Gama, dov'è Gama? Sono Nylon, aprite la porta immediatamente! Vattene! Salve, Nylon. Il tuo naso è sempre più grande. Come mai? Dannazione, ero sicuro che fosse Zaffiro. Mi spiace se ho fatto un po' tardi. Adesso sono più tranquilla. Se ritardavi ancora un po', mi preoccupavo veramente. Oh, come sei sudato. Allora Zaffiro era nella torre della bara. Sì, finché voi li lascerete vivi avremo dei problemi. Uccidiamoli. Ci ho già pensato. Ho mandato 5 sicari alla torre con l'ordine di ucciderli. A quest'ora devono essere già arrivati.